Manifestazione oggi qui in prefettura, Italia si desti. Perché avete scelto questo slogan? Dunque, questa associazione fondata da me è a proposito chiamata Italia si desti, nel senso Italia svegliati. Dobbiamo cominciare a reagire ad una serie di situazioni che ormai in modo anomalo stanno conducendo l'operato di molti lavoratori che sono veramente frustrati, vessati da tutti questi continui e repentini cambiamenti. Oltretutto mi fa piacere oggi rappresentarli perché ho diverse specificità tra la palestra e bistrò, ristoranti, danza, teatro, perché sono quelle maggiormente colpite e non si capisce bene perché. E con quale criterio, visto che comunque, ribadisco, assicurano sicurezza, assicurano disciplina, perché si agisce mediante prenotazione del personale, no? E dell'utenza, che hanno avuto delle spese non indifferenti perché si sono muniti di tutti quegli strumenti necessari atti a poter aprire l'attività e quindi sanificazioni eccetera per mettere tutti in sicurezza. Si comincia proprio da questi lavoratori, sembra quasi un atto punitivo, ecco, a me dispiace dirlo, però oggi siamo qui in concertazione, i lavoratori, le specificità, per concertare unitamente, speriamo con il prefetto e mercoledì con il sindaco, e arrivare con una cabina di regia a contestare la cosa dal presidente della regione Musumeci. È molto importante oggi aderire all'incontro col prefetto e spiegare e fare capire al prefetto le nostre oggi problematiche. Io qui ho portato, vi faccio presentare al prefetto gli incassi del mese di agosto, di settembre, di ottobre, e qui si noterà benissimo, quindi lo vedrà anche il prefetto, il calo dell'80% che abbiamo avuto in questi 10 giorni. Da domani scatta il nuovo DCPM, ancora più cali. La nostra pizzeria è gestita dalla mia famiglia, ha 8 dipendenti assicurati, abbiamo un importo di una dichiarazione dei redditi che scade il 16 agosto come tutti i commercianti, abbiamo il pagamento del stralcio che scade il 10 di dicembre e non c'è un margine di discussione di poterla rinviare, rigorosamente si deve pagare e non si discute, contributi da pagare per 8 dipendenti. A somma un totale di 27.000 euro da pagare e qualche 100 euro. Lo presenterò al prefetto, il prefetto si farà carico che lo Stato, lui è lo Stato, non posso andare a Roma, lui mi deve garantire. O lei, scusa. Purtroppo abbiamo un asino vestito da cavallo che oggi è un governo e si dice in detto siciliano che prima o poi deve arragliare. È la verità, non lo dico io, si dice, si vede, si tocca con mano, si fiuta di senza di pochi metri. Speriamo che questo problema del Covid si risolverà, speriamo che la scienza e gli scienziati risolveranno subito questo problema, onde evitare una paralisi totale della città e di tutto il mondo. È dal mese di marzo che stiamo subendo questa chiusura, le persone, i clienti sono più presi dalla paura che da altro. E ci sta mettendo, anzi siamo già in ginocchio per via di tutte queste costrizioni che il governo ci ha emanato. E il discorso è, onestamente, i miei istruttori, i miei collaboratori dal governo hanno avuto un ristoro, ma quello che non abbiamo avuto sono i gestori, i proprietari di palestre. Non abbiamo avuto completamente nulla, tra l'altro è un diminuendo di clienti perché le persone non vengono più in palestra a iscriversi, quindi noi per fare i numeri abbiamo bisogno, per fare incassi abbiamo bisogno di numeri, con quelle poche persone che vengono non riusciamo più neanche a pagare le spese di gestione. E il problema è questo, e poi tutti questi paletti che mettono per avere qualche piccolo rimborso o qualche piccolo ristoro, è assurdo completamente. Ecco perché siamo qua a manifestare questo malessere. Nonostante tutto, devo dire che ai miei collaboratori qualcosa è arrivato, ma quello che non è arrivato è proprio ai proprietari, alle palestre, sul vero senso delle parole, non hanno avuto completamente nulla. Cioè, ci sta venendo proibito di lavorare, che è un diritto, voglio dire, che fa parte dei principi fondamentali della Costituzione, per cui inopinabile e non dovremmo neanche essere qui a discutere, voglio dire, ci stanno togliendo la dignità del lavoro.